Questa buona gente, cominciò l'arrestato e aggiunse rapidamente, egemone, continuò, è ignorante e ha confuso tutto quello che dicevo. E io comincio a temere che questo pasticcio andrà avanti assai a lungo. La colpa è tutta di chi ha trascritto le mie parole, travisandole. Subentrò il silenzio. Ora, entrambi gli occhi sofferenti guardarono pesantemente l'arrestato. Te lo ripeto per l'ultima volta, smettila di fingerti pazzo, furfante, proferì Pilato con voce dolce e monotona. Poche delle tue parole sono state trascritte, ma bastano a farti impiccare. No, no, egemone, disse l'arrestato, tutto teso nel desiderio di essere convincente. Un tale mi segue dappertutto con la sua pergamena di capra e trascrive di continuo le mie parole. Ma una volta ho dato un'occhiata a quella pergamena e sono rimasto inorridito. Di tutto quello che c'era scritto non avevo detto una parola. L'ho supplicato, brucia la tua pergamena, ti prego. Ma me l'ha strappata di mano ed è fuggito. Chi? Domandò Pilato con un segno di ripugnanza e si toccò una tempia con la mano. Levi Matteo, spiegò di buon grado l'arrestato. Faceva il pubblicano. L'ho incontrato per la prima volta sulla strada di Betania, all'angolo del giardino dei fichi, e ci siamo messi a parlare. Da prima mi trattava con ostilità ed era perfino offensivo, cioè credevo di offendermi chiamandomi cane. L'arrestato ridacchiò. Personalmente non vedo nulla di male in quella bestia perché debba offendermi il suo nome. Il segretario smise di scrivere e lanciò di sottecchio uno sguardo sorpreso, ma non all'arrestato, bensì al procuratore. Però dopo avermi prestato ascolto si addolcì, continuò Yehoshua, finché gettò il denaro sulla via e disse che mi avrebbe seguito nei miei viaggi. Pilato sogghignò con una sola guancia, mettendo in mostra denti gialli, e disse, voltando tutto il dorso verso il segretario, «Oh, città di Gerusalemme! Che cosa non vi puoi udire? Un pubblicano, sentite, che getta il denaro nella via. Non sapendo come rispondere, il segretario ritenne opportuno imitare il sorriso del procuratore. Disse che da quel momento il denaro gli era divenuto odioso. Così Yehoshua spiegò lo strano atteggiamento di Levi Matteo e aggiunse, ed allora mi accompagna. Senza smettere di sghignazzare, il procuratore guardò l'arrestato. Poi il sole che saliva inesorabilmente al di sopra delle statue equestri dall'ippodromo in basso a destra. E in un parossismo di tormento assillante, pensò che la cosa più semplice sarebbe stata cacciare dal balcone quello strano furfante, pronunciando un'unica parola. Impiccatelo! Cacciar via anche la scorta, rientrare dal porticato nel palazzo, dare l'ordine di oscurare la stanza, buttarsi sul letto, chiedere acqua fresca, chiamare con voce lamentosa il cane Banga, lagnarsi con lui dell'emicrania. E il pensiero del veleno balenò seducente nella testa tormentata del procuratore. Guardava l'arrestato con occhi torbidi e tacque per un po', cercando penosamente di ricordare perché, sotto lo spietato soleone mattutino di Gerusalemme, stava davanti a lui un arrestato dal volto tumefatto dalle percosse, e quali altre domande inutili dovesse ancora rivolgergli. Levi Matteo, chiese l'ammalato con voce rauca e chiuse gli occhi. Sì, echeggiò la voce alta che lo torturava. Ma che cosa dicevi a proposito della tempia alla folla del mercato? La voce dell'accusato sembrava trafiggere la tempia di Pilato, tormentandolo in modo indicibile. Questa voce diceva, io, egemone, dicevo che il tempio della fede antica deve crollare e al suo posto deve sorgere il nuovo tempio della verità. Dissi così perché fosse più comprensibile. Ma perché, vagabondo, turbavi la gente del mercato parlando di una verità di cui non hai idea? Che cos'è la verità? Appena ebbe detto questo, il procuratore pensò, oh no, mi sto chiedendo delle cose che non c'entrano col processo. Non riesco più a dominare la mia mente. E di nuovo gli balenò davanti la visione di una coppa di liquido scuro. Del veleno. Voglio del veleno.
Di nuovo udi la voce. La verità, anzitutto, è che ti fa male la testa. Ti fa talmente male che pavidamente pensi alla morte. Non solo non sei in grado di parlare con me, ma ti è perfino difficile guardarmi. E adesso sono involontariamente il tuo torturatore, il che ti amareggia. Non riesci neppure a pensare. E sogni soltanto che venga il tuo cane, l'unico essere evidentemente al quale sei affezionato. Ma il tuo tormento cesserà subito. La testa non ti farà più male. Il segretario spalancò gli occhi sull'arrestato e non terminò la parola che stava scrivendo. Pilato alzò gli occhi di martire sul prigioniero e vide che il sole era già abbastanza alto sopra l'ipodromo, che un raggio era penetrato sotto il porticato e strisciava verso i sandali logori di Yehoshua e che questi se ne scostava. Il procuratore si alzò allora dalla scranna, strinse la testa fra le mani e sul suo giallognolo volto sbarbato si dipinse il terrore. Ma lo represse subito con uno sforzo di volontà e si abbandonò di nuovo nella scranna. Nel frattempo l'arrestato continuava il suo discorso, ma il segretario non scriveva più nulla. Cercava solo, allungando il collo come un'oca, di non perdere una parola. Ecco, tutto è finito, diceva l'arrestato guardando con benevolenza Pilato. Ne sono molto lieto. Ti consiglierei, egemone, di lasciare temporaneamente il palazzo e di farti una passeggiata a piedi nei dintorni, anche solo nei giardini, sul monte Elion. Il temporale avrà inizio. Il prigioniero si voltò, socchiuse gli occhi guardando il sole. Più tardi, verso sera. La passeggiata ti farebbe molto bene e io ti accompagnerei volentieri. Mi sono venute in mente alcune idee che credo ti potrebbero sembrare interessanti e te ne farai volentieri partecipe, tanto più che dai l'impressione di essere assai intelligente. Il segretario diventò pallido come un cadavere e lasciò cadere a terra il rotolo di pergamena. Il guaio è, nessuno interrompeva l'uomo legato, che sei troppo rinchiuso in te stesso e non hai più alcuna fiducia negli uomini. Non si può, ammettilo, riporre tutto il proprio affetto in un cane. La tua vita è vuota, egemone, e quell'uomo si permise di sorridere. Il segretario pensava solamente a una cosa. Credere o no alle proprie orecchie? Bisognava crederci. Allora cercò di immaginare quale forma capricciosa avrebbe assunto la furia dell'irascibile procuratore dopo quell'inaudita insolenza del prigioniero. Ma non vi riusciva, benché conoscesse bene il procuratore. Si udì allora la voce rotta e rauca del procuratore che disse in latino: «Slegategli le mani!» Uno dei legionari della scorta batté la lancia in terra, la passò a un altro, si avvicinò e tolse le corde all'arrestato. Il segretario raccattò il rotolo e decise di non scrivere nulla per il momento e di non stupirsi di nulla. «Confessa», disse piano in greco Pilato, «sei un grande medico». No, procuratore, non sono un medico, rispose il prigioniero, sfregandosi con voluttà la mano paonazza, sformata e tumefatta. Pilato trafiggeva il prigioniero con gli occhi, guardandolo fisso di sotto le sopracciglia aggrottate, e in quegli occhi non c'era più nulla di torpido. Gli erano apparse le scintille ben note a tutti. Non te l'ho chiesto, disse Pilato. Forse sai anche il latino? Sì, lo so, rispose l'arrestato. Il colore affiorò sulle guance giallastre di Pilato, che chiese in latino: «Come hai fatto a sapere che volevo chiamare il mio cane?» «È facilissimo», rispose il prigioniero nella stessa lingua. «La tua mano ha fatto un gesto nell'aria e ripeté egli stesso quel gesto, come se tu volessi fare una carezza. E le tue labbra?» «Già», disse Pilato. Tacquero. Poi il procuratore chiese in greco: «Allora sei un medico». «No, no», rispose con vivacità il prigioniero, «credimi, non sono un medico». «E va bene, se vuoi che resti un segreto, fai pure. Questo non riguarda direttamente la tua causa. Quindi tu affermi che non incitavi a distruggere, o incendiare, o annientare in qualche altro modo il tempio?» «Io, egemone, non ho incitato nessuno a tali azioni, lo ripeto. Sembro forse un demente?» «No, non lo sembri proprio.
rispose con voce sommessa il procuratore ed ebbe un sorriso terribile. Allora giurami che non è vero. E su che cosa vuoi che io giuri? Chiese pieno di ammirazione l'uomo slegato. Beh, anche sulla tua vita, rispose Pilato. È proprio il momento giusto per giurare sulla tua vita, perché è appesa a un filo, sappilo. Credi di essere stato tu ad appenderla, egemone? Chiese il prigioniero. Se fosse così ti sbaglieresti di grosso. Pilato trasalì e rispose tra i denti, posso tagliare quel filo. Anche qui ti sbagli, ribatté il prigioniero con un sereno sorriso e riparandosi la mano dal sole. Ammetterai che il filo può essere spezzato solo da chi lo ha teso. Già, già, sorrise Pilato, adesso non dubito più che gli oziosi per digiorno di Gerusalemme ti seguissero a passo. Non so chi ti abbia messo la lingua in bocca, ma te l'ha messa bene. A proposito, dimmi, è vero che sei giunto a Gerusalemme dalla porta di Susa, cavalcando un asino e accompagnato da una folla che ti acclamava come un profeta? Dicendo questo, il procuratore fece un cenno verso il rotolo di pergamena. Arrestato guardò perplesso il procuratore. Non ho nemmeno l'asino, egemone, disse. È vero che sono giunto a Gerusalemme dalla porta di Susa, ma a piedi, accompagnato dal solo Levi Matteo, e nessuno mi acclamava, perché allora a Gerusalemme nessuno mi conosceva. Conosci queste persone? Continuò Pilato senza distogliere gli occhi dal prigioniero. Un certo Disma, un certo Esta e infine Bar Rabanna. Non conosco questa buona gente, rispose il prigioniero. Davvero? Davvero. E adesso dimmi perché usi sempre la parola buona gente. Chiami tutti così? Sì, tutti, rispose il prigioniero. Non esistono cattivi uomini. È la prima volta che lo sento dire, sogghignò Pilato. Magari conosco poco la vita. Puoi fare a meno di scrivere, disse il segretario, benché questi non scrivesse più da un pezzo. E continuò rivolto al prigioniero. L'hai letto in qualche libro greco? No, ci sono arrivato da solo. E lo predichi? Sì. Ma per esempio, il centurione Marco l'hanno soprannominato l'ammazzatopi. È buono anche lui? Sì, rispose il prigioniero. Però è un infelice. Da quando certa buona gente l'ha mutilato, è diventato crudele e duro. Vorrei sapere chi l'ha mutilato. Te lo dirò volentieri, ribatté Pilato, perché ero presente. La buona gente gli si buttava addosso come i cani fanno con gli orsi. I germani lo avevano afferrato per il collo, le braccia, le gambe. Il manipolo di fanteria era stato preso in una sacca e se dal fianco non si fosse incuneata una torma di cavalieri, la comandavo io. Tu, filosofo, non avresti avuto l'occasione di chiacchierare con l'ammazzatopi. Fu nella battaglia di Stavisio, nella Valle delle Vergini. Se si potesse parlargli, disse con voce sognante il prigioniero, sono certo che cambierebbe subito. Ritengo, rispose Pilato, che farebbe poco piacere al legato della legione se ti venisse in mente di parlare con qualcuno dei suoi ufficiali o soldati. Del resto però non succederà per il bene comune e il primo che provvederà a questo sarò io. E in quel momento sotto il porticato entrò di slancio una rondine. Descrisse un cerchio sotto la volta dorata, si abbassò, sfiorò con l'ala puntita il volto della statua di rame dentro una nicchia e scomparve dietro il capitello di una colonna. Forse le era venuta l'idea di farvi il suo nido. Durante quelle evoluzioni, nella testa del procuratore, ridiventata limpida e leggera, era nata una formula. L'egemone ha preso in esame la pratica del filosofo vagabondo Yehoshua, soprannominato Hanozri, e non vi ha riscontrato gli estremi del reato. In particolare non ha trovato il menomo legame tra l'attività di Yehoshua e i disordini avvenuti da poco a Gerusalemme. Il filosofo vagabondo è un malato di mente, per cui il procuratore non conferma la condanna a morte di Hanozri emanata dal piccolo Sinedrio. Ma considerato che i pazzeschi discorsi utopistici di Hanozri possono causare disordini a Gerusalemme, il procuratore esilia Yehoshua da Gerusalemme e lo fa confinare a Cesarea, sul Mediterraneo, cioè proprio nel luogo di residenza del procuratore.
rimaneva da dettare questo al suo segretario. Le ali della rondine frullarono sopra la testa dell'egemone. L'uccello si slanciò verso la vasca della fontana e volò via. Il procuratore alzò lo sguardo verso il prigioniero e vide che vicino a lui una colonna di pulviscolo riluceva al sole. È tutto? Chiese Pilato al segretario. No, purtroppo, rispose inaspettatamente questi, e porse a Pilato un altro pezzo di pergamena. Che altro c'è? Chiese Pilato aggrottando la fronte. Dopo che ebbe letto, il suo volto mutò ancora di più espressione. Un sangue scuro affluì al viso e al collo, o qualcos'altro successe. Fatto sta che la sua pelle perdette il colore giallognolo, diventò brunastra e gli occhi sembrarono sprofondare nelle orbite. La colpa era probabilmente del sangue che era affluito di nuovo alle tempie e vi pulsava. Fatto sta che il procuratore si turbò la vista. Gli sembrò infatti che la testa del prigioniero dileguasse in un punto e che al suo posto ne apparisse un'altra. Su questa testa calva era posata una corona d'oro dalle punte distanziate. Sulla fronte si vedeva una piaga rotonda che corrodeva la pelle ed era unta di unguento. Una bocca infossata, senza denti, dal capriccioso labbro inferiore pendulo. A Pilato sembrò fossero scomparse le rosee colonne del porticato e i tetti lontani di Gerusalemme, e che tutto annegasse nel denso verde dei giardini capresi. Anche al suo udito stava succedendo qualcosa di strano. Aveva l'impressione che in lontananza delle trombe suonassero lievi e minacciose e percepì con grande chiarezza una voce nasale che strascicava arrogantemente le parole «Legge di lesa maestà». Passarono in un lampo pensieri brevi, sconnessi e straordinari. Sono perduto, poi siamo perduti, e un altro ancora del tutto assurdo tra quelli su chissà quale immortalità. Un'immortalità che provocava un'angoscia intollerabile. Pilato fece uno sforzo, scacciò la visione, rivolse nuovamente lo sguardo al balcone e si trovò davanti gli occhi del prigioniero. Senti, Anostri, disse il procuratore guardando Yehoshua con una strana espressione. Il suo volto era minaccioso, ma gli occhi inquieti. Hai mai parlato al grande Cesare? Rispondi! Ne hai parlato? O non ne hai parlato? Pilato prolungò la parola non alquanto più di quanto si convenga in tribunale e lanciò un'occhiata a Yehoshua, come se volesse suggerirgli un pensiero. È facile e grato dire la verità, osservò l'arrestato. Non mi interessa, ribatté con voce strozzata e cattiva Pilato, se ti è grato o no dire la verità, ma tu la dovrai dire, però dicendola pesa ogni tua parola, se non vuoi una morte non solo inevitabile, ma anche tormentosa. Nessuno sa cosa succedesse al procuratore della Giudea, ma egli si permise di alzare la mano, come per proteggersi da un raggio di sole, e dietro quella mano, come al riparo di uno scudo, di lanciare al prigioniero uno sguardo d'intesa. Dunque, disse, rispondi. Conosci un certo Giuda di Kiriat, e che cosa gli hai detto di preciso su Cesarea, se mai gliene hai parlato? È andata così. Cominciò di buon grado a raccontare il prigioniero. L'altro ieri di sera ho fatto conoscenza vicino al tempio con un giovane che diceva di chiamarsi Giuda della città di Kiriat. Mi invitò a casa sua, nella città bassa, e mi offrì da mangiare. È un uomo buono, chiese Pilato, e un fuoco diabolico guizzò nei suoi occhi. Un ottimo uomo, desideroso di sapere, confermò il prigioniero. Espresse il più vivo interesse per le mie idee. Mi accolse con molta cordialità. Accese i candelabri, disse Pilato tra i denti con lo stesso tono del prigioniero, mentre i suoi occhi scintillavano. Proprio così, continuò Yehoshua, un po' stupito di quanto bene informato fosse il procuratore. Mi chiese che cosa pensassi del potere statale. Questo problema lo interessava moltissimo. E che cosa gli dicesti? Si informò Pilato. O mi dirai che hai dimenticato ciò che gli dicesti? Ma nel tono di Pilato non c'era più speranza.
Tra l'altro, ho detto, raccontò il prigioniero, che ogni potere è violenza sull'uomo e che verrà un tempo in cui non vi saranno né potere né Cesari né qualsiasi altra autorità. L'uomo giungerà al regno della verità e della giustizia, dove non occorre alcun potere. Poi non ci fu altro, disse il prigioniero. Entrarono di corsa degli uomini che mi legarono e mi portarono in prigione. Il segretario scriveva rapido sulla pergamena, cercando di non lasciarsi sfuggire nemmeno una parola. Non vi è mai stato al mondo, e non vi è e non vi sarà mai, un potere più grande e più splendido per gli uomini del potere dell'imperatore Tiberio. La voce stentata e ammalata di Pilato crebbe, il procuratore guardava con odio il segretario e la scorta. E non spetta a te, pazzo criminale, discuterne. Poi Pilato esclamò. La scorta esca dal balcone e voltandosi verso il segretario aggiunse: Lasciami solo quel criminale, si tratta di un affare di Stato. I legionari alzarono le lance e sbattendo ritmicamente le calighe chiodate uscirono nel giardino. Dietro la scorta uscì anche il segretario. Per un certo tempo il silenzio del balcone fu interrotto soltanto dal canto dell'acqua nella fontana. Pilato vedeva la parte superiore del getto alzarsi piatta sullo zampillo, infrangersi ai bordi e ricadere a rivoli. Il prigioniero parlò per primo. Vedo che è successo un guaio per colpa di quello che ho detto a quel giovane di Kiriat. Io, egemone, ho il presentimento che gli succederà una disgrazia e mi fa molta pena. Io credo, rispose il procuratore con uno strano sogghigno, che c'è al mondo un'altra persona che ti dovrebbe fare più compassione che Giuda di Kiriat, perché le toccherà una sorte ben peggiore di quella di Giuda. Dunque, secondo te, Marco l'ammazzatopi, poi a freddo e convinto, la gente che, come vedo, il procuratore indicò il viso deturpato di Yehoshua, ti ha picchiato per le tue prediche, i briganti Disma e Hest, che coi loro complici hanno assassinato 4 soldati, e infine quello sporco traditore di Giuda, sono tutti buona gente. Sì, rispose il prigioniero. E verrà il regno della verità? Sì, egemone, rispose convinto Yehoshua. Non verrà mai, gridò ad un tratto Pilato con voce così terribile che Yehoshua barcollò. Con la stessa voce molti anni prima, Pilato aveva gridato ai suoi soldati nelle valli delle Vergini, ammazzateli, ammazzateli, hanno preso l'ammazzatopi. Alzò ancora la voce, rovinata dai comandi, in modo da essere sentito in giardino. Criminale, criminale, criminale! Poi, abbassando la voce, chiese, Yehoshua HaNosri, tu credi negli dèi? Dio è uno, rispose Yehoshua, io credo in lui. Allora prega, prega fortemente. Del resto, qui Pilato arrocchì, non ti servirà. Hai moglie? Chiese malinconicamente il procuratore senza capire che cosa gli stesse succedendo. No, sono solo. Odiosa città, borbottò ad un tratto il procuratore, e le sue spalle ebbero un brivido, come se avesse freddo. Si fregò le mani come se stesse lavando. Se ti avessero ammazzato prima del tuo incontro con Giuda di Kiriat, davvero. Sarebbe stato meglio.